Sul punteggio di 2-0 per la sezione A, il capitano Giovanni Sorrentino pronto per la battuta di un calcio di punizione dal limite. Sorrentino apre le gambe a tipo Cristiano Ronaldo, parte Sorrentino. Sorrentino! Che spettacolo, davvero sugli scudi! Questo giocatore, l'attaccante... Attaccante numero 11 della sezione A, spettacolare la punizione, direttamente nel set. Sotto la curva, Giovanni Sorrentino. Dobbiamo giocare comunque. Sezione A vola sulle ali dell'entusiasmo. Lorenzo Pocock lancia per Marcellino Panevino. La palla è troppo lunga, sarà rimessa dal fondo. Lo Monaco! Rilancia lungo Edo Passaro, mio fratello. Anticipa, palla Stefano Aprea, con che classe la regala a Matteo Conenna. Parte il copiere di Conenna, mamma mia, mezza due Conenna, ancora lui Conenna. Conenna, palla per Romanino Fabbi. Romanino, Romanino, mamma mia. Che si mangia Romano Fabbi, a tu per tu con Liberti. Parte il copiere di Guaratino, veramente una prestazione pietosa la sua. Marcellino Panevino, Marcellino Panevino, Pocock, la piazza, mamma mia, come si chiama questo, il numero 18, Marco? Come si chiama, Marco? Marco Criscuola, veramente uno spettacolo in mezzo al campo. Ora palla per Giovanni Federico, Federico vicino per Pocock, salva Passaro, e Sorrentino fa ripartire la sezione A, rilancia a lungo per Romanino Fabbi. Romanino Fabbi, che spettacolo, Conenna. Conenna prova ad andarsene, guida, copre bene il pallone. Guida per Quaratino. Quaratino rischia su Fabio, ma se ne va. Imposta il gioco della sezione H. Quaratino. Pocock anticipato da un criscuolo spettacolare. Boffa Romanino. C'è Liberti. Va, 4 minuti. Ma pure di meno. Quaratino. Mamma mia, criscuolo, che spettacolo. Conenna per Romanino. Romanino Fabbi. Conenna ancora. Conenna! Cicca! Il possibile gol del 4-0. Eccolo qui. Top boy San Nazaro, che spettacolo, guardalo. Vabbè, Marco Rumolano, lo dico mo nella telecamera. Ha superato i 30 mi piace la foto del profilo, e quindi a Candizio 5.0 caccia il pisellone. Caccia il pisellone. Caccia il pisellone e lo mette in bocca a Roberto Angelotti, che fa più 17 anni. Palla per Matteo Conenna, se ne va benissimo Conenna. Lungo la corsia di destra, ancora Conenna. Punta, 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 punta. Conenna la dà vicino per Sorrentino, che la stoppa. Sorrentino, mamma mia, che giocatore! Sorrentino! Mamma mia! Quasi nel set il pallone. Che spettacolo! Ha detto 4 minuti Giovanni. Ora guida la cavalcata sulla sinistra. Edo Passaro, mio fratello, Edo Passaro. Marco Vincenzo la dà dietro per Boffa e chiudiamo qui il nostro collegamento da Marchidiello Cedrola. Arrivederci. Eccoci qui con Giovanni Sorrentino, migliore in campo nel match che l'ha vinto per 3-0 contro la squadra della sezione H. Sicuramente una partita che alla vigilia vi vedeva un po' sfavoriti, ma che alla fine avete amministrato nel migliore dei modi, anzi avete giocato probabilmente la vostra partita migliore in questa gara, portando a casa 3 punti fondamentali. Che vuoi dirci sulla gara? Sì, noi siamo una nobile decaduta dai fasti dell'anno scorso, quest'anno ci stiamo arrabattando e ricettando per la salvezza, però tutti innesti nuovi, partire da Marco, Antonio, che però si stanno ben destreggiando. Oggi hanno fatto una partita difensivamente impeccabile, i loro esterni molto forti fisicamente non hanno avuto la meglio, sono pure sbloccato, un bel gol su punizioni. Antonio ancora una volta l'ho uscito, baluardo insieme a Marco, pure Romanino oggi prezioso in fase di interdizione, niente. La classifica ormai è quella che è, però forti di questi nuovi meccanismi cerchiamo di fare bene. Senti, quindi primi 3 punti in questa partita, magari in questo campionato, magari ai fini della classifica non vi potranno giovare più di tanto, ma comunque può darsi che questo sia un'inaugurazione di un nuovo, diciamo, un new deal per voi. Sì, sì, ho detto, stiamo trovando meccanismi partita dopo partita, anche con Matteo l'intesa è stata quella dei vecchi tempi. Grazie. E niente, va bene così. Questa vittoria la ragazza con i Grazie Giovanni, un in bocca al lupo alla sezione A per l'ultima giornata e per i playoff.